Il Warden, amici miei, un mostro pauroso che uscirà nella versione 1.18 di Minecraft. Questo video sarà diviso in due capitoli. Il primo sarà abbastanza tranquillo, nel secondo capitolo però vedremo veramente il Warden. Ho paura anche solo a pronunciare il nome Warden, ragazzi. Praticamente questo è un mod che stanno aggiungendo nella 1.18 ufficialmente. Però praticamente io ho trovato un seed di Minecraft che, se volete, ve lo do, che è proprio questo qua. Questo in cui sono ora, magari ve lo darò in qualche video. E praticamente spawnano effettivamente dei Warden. Alcuni hanno detto davvero che hanno trovato i Warden. Quindi, che sono tipo però delle entità in queste, in questi mondi. Poi ci sarà ufficialmente nella 1.18, ma adesso sono tipo delle entità come Herobrine, come Entity, come l'intruso, eccetera. No, sono tipo delle entità che magari entrano nel mondo e fanno danni, tanti danni. Quindi sono anche molto inquietanti. Quindi iniziamo subito. Io ovviamente ho già preso del legno qui in giro. E quindi ovviamente mi crafto la crafting table. Questo sarà un video assolutamente abbastanza normale, ovviamente. E questo è il capitolo 1, ovviamente, di questa storia che vi racconto, perché non è solo una storia, è effettivamente una cosa che magari può succedere. E poi comunque, se magari ve lo state chiedendo, noi qua tutti siamo aperti di mente, ciò vuol dire che praticamente siamo super super disponibili a tutte le nuove cose, a tanti aspetti dell'apertura di mente. Quindi tutti quanti noi qua aperti di mente, mi raccomando. Allora, vedo qua, che non so se dovevo vederlo, ma praticamente vedo una croce con delle torce, tre torce così e delle torce così. Ora, io su Minecraft questa cosa non mi pare l'abbia mai vista in tutta la mia vita. Cioè, ora ditemi voi se avete mai visto delle torce così. Anzi, scrivetemi nei commenti se a voi capitano queste cose, mi raccomando. Scrivetemi nei commenti anche i vostri pensieri, se secondo voi è vero oppure no. Se non ci credete, vabbè, è normale. Io queste torce le prendo perché chissà, cioè nel senso, magari mi potrebbero anche essere utili, chi lo sa. Adesso andiamo da questa parte. Dobbiamo andare a prendere un po' di cobblestone. Anzi, in realtà posso prenderla già da qua praticamente. Ne prendo giusto tre, così mi faccio il piccone in pietra e quindi finisco subito. Però veramente ho troppa paura di sapere cosa questo Warden farà, perché abbiamo capito subito che qua secondo me c'è qualcosa che non va. Perché se ci sono queste tre torce di redstone, secondo me qualcosa qua succederà. Ragazzi, cioè, è abbastanza ovvia questa cosa, no? Non ci scherziamo nemmeno su questa cosa, perché è chiaro, cioè è come se tu tipo, non lo so, è come quando tipo la professoressa ti interroga in classe, no? Cioè nel senso, tu sai che sta per interrogarti e ovviamente dici, chi chiamerà mai? Ovviamente chi chiama proprio te, giustamente. È sempre così, purtroppo. Adesso vado a prendere un po' di cibo. Scusate se vi ho rievocato ricordi brutti della scuola, infatti adesso siamo in vacanza, quindi non pensiamoci. E pensiamo invece a questa minaccia brutta che è il Warden, qua in questo mondo maledetto, perché sì, questo è il seed maledetto del Warden su Minecraft. Ok, con questa shader a volte vedo in modo strano. Spero che vi piaccia. Non lo so, è un po' più particolare del solito, Però spero davvero tanto che vi piaccia, anche perché poi ci sono dei dettagli particolari. Guardate qua, queste pecore sono abbastanza normali, quindi per ora non sta succedendo un granché, per fortuna. Cioè, nel senso, io se non succede niente praticamente non carico questo video, ovviamente. Però in realtà non so, c'è già quelle torce di redstone, vuol dire che è già successo qualcosa. Ma se succede solo quella roba delle torce di redstone, ovviamente ragazzi io non carico il video, perché c'è, nel senso, vabbè, ok, sono strane le torce di redstone, però che caspita, vi faccio vedere delle torce di redstone. Vabbè, ok, grazie al cavolo. Non è bello farvi vedere solo delle torce di redstone. Invece cerchiamo altro che posso uccidere, così almeno se arriva qualche mob pauroso tipo il Warden, che è una creatura orribile, niente, allora potremmo almeno recuperare vita se ci fa danno. Ricordiamoci che è veramente cattivone questo Warden, Ricordiamocelo sempre e comunque. Allora, praticamente qua sotto c'è del carbone, molto buono il carbone. Lo prendo perché praticamente posso farmi delle torce di redstone. No, di redstone, scherzavo, di carbone, insomma. Così posso farmi della luce nel caso debba andare tipo in caverna. Non ci vado ancora perché io so che questi mob qua spawnano nelle caverne, però voglio sapere se succede effettivamente qualcosa di strano all'esterno delle caverne, perché come abbiamo visto effettivamente è successo qualcosa di strano e dovrebbero esserci altri avvenimenti strani di qui a breve. Spero perlomeno, perché sennò vuol dire davvero che sto registrando questo video a vuoto e non dovrebbe essere così. Invece continuiamo ad uccidere queste pecorelle, che mi serve molto cibo. E ok, c'è stato effettivamente qualcosa. C'è stata una freccia, vedete, questa freccia qua. Ora, io non per dire, ragazzi, però questa freccia qua deve essere arrivata da qualche parte, giusto?
Ok, adesso non voglio essere paranoico perché comunque potrebbe anche essere, ragazzi, che magari ci c'era uno scheletro, tutto quanto. Quindi potrebbe essere anche abbastanza normale questa freccia, anche se io vorrei capire che scheletro c'era qua sull'albero. Cioè, nel senso, in pieno giorno, diciamo che sugli alberi non è che ci sono gli scheletri, non è che piace proprio agli scheletri stare proprio sugli alberi di giorno e piantarmi le frecce in testa. Non è ciò che fanno loro di solito, loro lo fanno di notte. Però è giorno, quindi com'è possibile questa cosa? Non lo so, vediamo un po' più avanti cosa succederà, perché io sono proprio curioso di sapere se succederà qualcos'altro. Restiamo appunto in ascolto, in guardia, perché potrebbe effettivamente succedere qualcosa. Ma perché, raga, io ho visto una balestra là, non per dire, ma io ho visto delle cose. E io ho sentito un blocco adesso. Mi sto cagando addosso. Ok, mi sto cagando addosso. Ok, raga, mi sto cagando letteralmente. Ok, no, però qua ci sono i pillager. Raga, ci sono i pillager. No, 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 pazzi. Qua sono cattivi. Via, via, uccide e muori. Che cattivo, via. Però, dai, ok, no, andiamocene via. Però questa struttura mi incuriosisce. Non so se è una struttura normale che c'era prima dai villager. Però, praticamente, ho pochissimi cuori. Il bello è questo. Ok, ho pochissimi cuori e me ne devo andare prima che mi ammazzi questo qua. E quindi via immediatamente. Ciao ciao, addio, ciao per sempre, ciao ciao, addio. È stato bello conoscerti, ma me ne vado. Chissà perché. No, davvero, cioè io devo mangiare. Adesso mi faccio una fornace e magari ci sentiamo fra un po'. Siamo nel capitolo 2, come ben vedete qua ho tipo della carne, ho preso anche del ferro un pochino. Magari mi crafto un piccone, sentite, meglio una spada, perché a quanto so, se c'è il warden chiaramente, è meglio avere la spada in ferro piuttosto che un piccone in questo caso. Di solito su Minecraft chiaramente è più importante, boh, secondo me è più importante il piccone. Secondo voi qual è l'attrezzo più importante su Minecraft? Che mi interessa molto, sono curioso del vostro pensiero, perché io utilizzo molto il piccone. Andiamo sotto. E comunque questa caverna, ho proprio scelto una bella caverna inquietante, no, giustamente, perché ok, allora da questa parte vado perfettamente. Vediamo un attimo perché sinceramente mi sto anche leggermente inquietando, sto cercando di sdrammatizzare tutto quanto, però ovviamente non è normale. Poi da questa parte non meglio non andare sinceramente, meglio andare da questa parte perché vedo che c'è la lava. E quindi sembra tipo una sorta di canyon, vedete? Ma magari mi crafto altre torce, magari andremo da quest'altra parte. Perché appunto dobbiamo visitare un attimo queste caverne. Ok, facciamo così, andiamo avanti. Guardate che è molto pericoloso ciò che sto facendo io in questo momento. Anche perché qua non si vede un beato ceppo di niente. Oh, mi sto anche spaventando, aiuto. Ma datemi supporto nei commenti, mettete tipo il coltello. Il coltello che tipo così mi dà la forza. Tipo, no? Del coltello. Che poi chiaramente posso far fuori il warden col coltello. Quindi scrivetemi nei commenti, mi raccomando, tanti coltelli. Aiuto. Mannaggia i creeper, che sono più pericolosi dei warden, secondo me, guardate. Quello là, cioè i creeper sono i peggiori di Minecraft, veramente. Posso dire che è una cosa molto inquietante comunque questa caverna con questa tipologia di cose che ci sono qua, con questa tipologia di seed in cui siamo, soprattutto con le cose che sono successe prima, tipo la freccia, le torce, eccetera. E poi non solo la freccia e le torce, anche la balestra, che comunque c'era come una sorta di entità che stava tenendo una balestra in mano. Vi ricordate? Scrivetemi nei commenti secondo voi cos'era quella balestra, perché io sono veramente sconvolto. Beh, direi che in questa caverna non so, cioè io non vedo nient'altro. Cioè, magari se posiziono tipo le torce. Ma se io tipo creo una croce, tipo. No, aspettate un attimo, che mi è venuta un'idea. Perché lui aveva creato una croce, no? Ovviamente. Quindi dico, se magari tipo devo creare una croce, capito? Per farlo, magari tipo, che ne so, spawnare. Ora, l'aveva fatta più o meno così, ok. Poi le torce di redstone da questa parte. In teoria ora dovrebbe venire da qualche parte, no? Io mi sto spaventando comunque. E mi sembra di aver sentito qualcosa. Ma non vorrei dire. Non vorrei dire stupidaggini. Raga, ho visto, avete visto pure voi, lo sapevo, avete visto, c'è una balestra volante. Ma io so che sembra un giocatore, però non c'è nessuno in questo server, cioè sono da solo e purtroppo. No, no, raga, cioè letteralmente guardate qua, ma cioè tipo mi sta respingendo. Allora, cerchiamo di andare comunque per vedere, perché comunque dobbiamo sperimentare ciò che sta succedendo. Ma che caspita, no, aspettate un attimo che devo. Scusatemi, devo fare le torce, devo fare tante torce, sennò qua non ci vediamo assolutamente niente. Cioè, sto qua mi ha condotto da questa parte. Perché? Perché vediamo un attimo. Ok.
Get out of here, che vuol dire tipo esci da qua. Ancora, get out of here. Cioè praticamente mi dice esci da qua, tipo istantaneamente ha messo pure le catene. Io ovviamente non me ne vado da qua, cioè figuriamoci, il mio mondo di Minecraft, come ti permette di dire di uscire dal mio mondo di Minecraft? Non dovresti mai permetterti. Anche se continuo però, mi sa che continuo però a mio rischio e pericolo. Ragazzi, mi raccomando, il supporto nei commenti è importantissimo. Mi raccomando, mettete le torce le torce, qualsiasi torce voi conosciate. Mettete anche le torce elettriche, se conoscete le torce elettriche, perché così c'è più luce, è più luce che ci porta a forza. Qua ci sono delle torce di redstone invece che fanno molta paura, devo dire. E quindi io qua mi sto molto 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 impaurendo. Ma che caspita c'è? No, raga, è il warden. Guardatelo, è lui! È lui! Che figo! Allora, so che non dovrei essere così tanto tanto felice, però insomma, cioè, guardatelo, è il warden. Potrei anche ucciderlo, tipo, se volessi. No, no, non posso ucciderlo, invece. Aspetta che c'è una balestra che... Ok, ma vedete che c'è un'altra entità, allora? Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, vedete che poi non vi ho raccontato io, Val. Guardate! Sta cercando di incatenare, di non farmi passare, perché tipo lo sta proteggendo. È proprio una sorta di entità in più oltre al warden classico. È come se fosse tipo la sua guardia, un qualcosa di questo tipo. Sinceramente non so che razza di misteri ci possano essere in questo caso qua, anche se ho molta paura di scoprirlo. Però io dovrei uccidere questo warden prima che magari faccia casini. Voglio anche vedere cosa mi dà se lo faccio fuori. Ok, mi sa che si è innervosito un attimo la creatura. Raga, ho paura perché poi questo qua sta facendo anche un sacco di casino. Mamma mia. Cos'è? Cos'è stato? Ma avete visto? Cioè, qualcuno mi ha tirato una freccia. Vabbè, penso che sia sempre stata la stessa entità. Anche se... Ma se io mi faccio colpire... Oh mio Dio. Mi sa che questa entità invece ha avuto la meglio su di me. Ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti se volete che continuiamo questa serie oppure no. Io non sono riuscito ad uccidere per niente il warden, anche perché è stato super complicato. Ho dei pillager qua che mi stanno inseguendo. E se volete capire il mistero insieme a me, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti e iscrivetevi al canale, lasciate like e mi raccomando commentate, condividete i video. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video, ciao!